Si chiama Alfabetizziamoci per capire, per farsi capire ed è l'unico progetto in provincia di Salerno ad essere stato approvato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e coinvolge un'area di ben 52 comuni della provincia di Salerno attraverso i piani sociali di zona. L'idea del progetto, presentato ieri presso la Prefettura di Salerno alla presenza tra gli altri del prefetto Sabatino Marchione e del questore Vincenzo Roca, parte dal Vallo di Diano, grazie all'iniziativa della Caritas diocesana di Teggiano Policastro, diretta da Don Vincenzo Federico. Il progetto è rivolto ai cittadini stranieri che non appartengono alla comunità europea e prevede la realizzazione di corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria e corsi di educazione civica sul territorio di riferimento. Insomma, un modo concreto per favorire e rendere accessibile la conoscenza da parte dei nuovi arrivati degli elementi distintivi del sistema paese e anche per favorire la conoscenza reciproca e lo scambio culturale tra le diverse comunità presenti sul territorio. I corsi che si terranno a Pagani, Albanella, Padula, Sarno, Capaccio, Rocca d'Aspide e Sant'Arsenio prevedono 25 ore di lezione ciascuno e la distribuzione di materiale didattico ai circa 200 partecipanti ammessi che alla fine, se la partecipazione darà risultati positivi, riceveranno un attestato di partecipazione utile per il superamento del test di lingua italiana necessario per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. È un progetto teso all'integrazione dei cittadini immigrati, facendoli conoscere la lingua e attraverso la lingua la nostra cultura, perché possano un giorno, attraverso la richiesta della cittadinanza, avere un attestato che riconosca un loro percorso di integrazione. Quindi questo progetto è rivolto a cittadini immigrati regolari che siano da 5 anni presenti in Italia e vogliano conoscere, approfondire la lingua italiana e attraverso la lingua integrarsi maggiormente.